La criminalità organizzata si infiltra, tende a infiltrarsi nell'economia legale, quindi anche innanzitutto nelle imprese, attraverso la propria capacità di disporre di risorse finanziarie praticamente illimitate, provenienti prevalentemente, ma non solo, dai traffici di stupefacenti, e quindi attraverso la capacità di finanziare le imprese, soprattutto in un momento di difficoltà nell'accesso delle imprese stesse al credito legale. Naturalmente il finanziamento, non, questo tipo di finanziamento illegale e addirittura criminale, non crea sviluppo, non produce nuovi posti di lavoro perché non c'è redistribuzione dei profitti, in quanto i profitti vengono incamerati dalle stesse organizzazioni criminali che spesso tendono a fagocitare le imprese, addirittura a impossessarsene, pur restando dietro le quinte e dietro la facciata il paravento dell'imprenditore originario, un imprenditore legale. Questo per quanto riguarda il finanziamento. Poi c'è l'altro aspetto che è strettamente, intimamente connesso a quello dell'infiltrazione criminale nell'economia ed è l'aspetto dell'evasione fiscale. Non io personalmente, ma la Banca d'Italia, più autorevolmente di me, ha segnalato questa connessione tra corruzione, evasione fiscale, riciclaggio e criminalità organizzata. I capitali illeciti che servono sia per la corruzione che per le attività di riciclaggio spesso sono accumulazioni in nero prodotte dall'evasione fiscale. Quindi contrastare l'evasione fiscale significa contrastare efficacemente sia la corruzione che il riciclaggio. Entrambe modalità di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale e fonte di enormi profitti per la stessa criminalità organizzata. Bisogna innanzitutto dire che noi abbiamo in Italia un apparato normativo di primo ordine per quanto riguarda il contrasto alla criminalità organizzata economica, nel suo versante economico. All'apparato normativo dovrebbe però corrispondere un apparato organizzativo che ancora non c'è e che diciamo, deve essere costituito. Poi servono anche alcune poche ma significative riforme normative. Già ne sono state indicate alcune in questo convegno, la riforma, la criminalizzazione dell'autoriciclaggio, la previsione di norme più stringenti per quanto riguarda il controllo delle infiltrazioni mafiose negli appalti. E infine io credo di dover indicare la riforma della disciplina della prescrizione. Oggi in Italia i termini di prescrizione sono troppo brevi rispetto alle necessità di accertamento di reati spesso estremamente complessi. Bisogna riformare la prescrizione, bisogna prevedere, secondo me, che cessi la decorrenza del termine prescrizionale nel momento in cui viene esercitata l'azione penale. Questo darebbe la possibilità all'attività giudiziaria di svolgersi in modo efficace e di contrastare efficacemente ogni aspetto, diciamo, della criminalità e al tempo stesso toglierebbe speranze alle organizzazioni criminali di poterla fare franca avvalendosi dell'estinzione dei loro reati per prescrizione.